Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 25esimo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Nello scorso episodio ci siamo diretti verso Via Vittoria, perdendo però sulla strada Blaziken, acquisito 3 minuti prima tra l'altro, e il buon Chaimeko che invece ci seguiva da secoli ragazzi. Allora, ho letto le vostre risposte alla domanda del giorno e tutti mi avete detto di fare un episodio a parte in cui esplorare i percorsi 17 e 18. E ora vi chiederete, Creepy, non sei sul percorso 17 e 18, che cazzo stai facendo? Ci siamo persi anche una cattura e ci ho pensato appena ho visto la mappa alla cava Ponentopoli. La cava Ponentopoli che, ragazzi, si trova esattamente qua, a nord praticamente di Libecciopoli. Eccola qua, allora, la cava in sé la esplorerò dopo la Lega, se lo volete. Infatti, ragazzi, la domanda del giorno sarà: volete che io continui questa serie anche dopo la Lega, intanto cava Ponentopoli? Perché, obiettivamente, a me sta serie sta piacendo molto, vedo che piace molto anche a voi, e quindi, se anche a voi va bene che io continui dopo la Lega, lo faccio volentieri, e allora sì che esploreremo più dettagliatamente questa grotta, dove, tra l'altro, spoiler, si trova il leggendario Cobalion. Ma comunque, Pokéball ne abbiamo, vero? Non è che ho fatto il fail dell'esistenza e non ne ho. Ti prego, dai, non farmi rifare sto pezzo di video, mi incazzo. Vabbè, 11 megaball, una curaball, ma sì, dai, raga, ce la si fa. Ultra ball 18, a voglia. Ok, perfetto, problema risolto. Dai, troviamo sto Pokémon, ti prego. No, non è vero. Non so neanche come si evolve sto coso, tramite livello. Se si evolve tramite livello, buono. Oh, Cristo Dio. Vabbè. Sì, adesso gli uso una Master Ball, raga, andate tra. Tra l'altro, come farò a indebolirlo io questo? Dai, entraci. Ok, perfetto, problema risolto. Vediamo un po' le statistiche. No, ghiacciolotta! Ghiaccio, oddio. No, non credo sia un buon typing. Se adesso viene fuori un figo. J-Po, vabbè, che i Podo non si può evolvere. Però boh, non sarebbe stato malaccio lui. Vabbè, allora, Opip, mi informerò su come evolverlo. Tra l'altro, ragazzi, non leggerò per scegliere il Pokémon, non potrò leggere i vostri. Se non scappi, minchia, mo ti giuro che ti stacco la faccia, mor. No! No, tranqui, ho un'ottima difesa, dovrei reggerlo. Wow, perfetto. Quanti problemi per nulla. No, dicevo, non leggerò i vostri commenti per scegliere il Pokémon nel team. Questo perché, ragazzi, sto registrando tutto molto prima che vediate questi video. Oddio, ah sì, dovevo andare di qua. Infatti, ragazzi, come sapete, andrò via. E di conseguenza, insomma, per gli ultimi episodi dovrò decidere tutto io sul momento. Infatti penso che registrerò quasi tutto lo stesso giorno. Soffio lieve. Papparapapam. Un selvatico, un Fibas, paparapapà, la droga fa molto mal, Fibas. Dai, basta, Fortress. Minchia, raga, chi è che se lo ricorda? Primo episodio, Kyogre ci shotta Boba Snow. Era ancora iniziata la serie effettiva, ma è stato un colpo, un infarto. Quando è che inizia il percorso, tra l'altro? Non penso sia già iniziato, questo credo sia ancora l'uno. Vabbè, sì, lo contiamo come uno, raga. Direi che il percorso lo facciamo inizia. Ma tra l'altro non dovrebbe venire fuori tipo la scritta. Allora, controlliamo per non far cagate. No, siamo ancora sul percorso 1, signori. Ok, allora, ci sono un po' di allenatori da affrontare. Infatti mi avete detto, fai sto percorso perché ci sono un botto di allenatori. Magari non li farò tutti, raga, perché altrimenti non ci affacciamo più. E comunque li velocizzo. Prima io scelgo la mossa, poi il mio Pokémon fa la mega mossa. E infine la mossa colpisce il tuo Pokémon. Mi fa piacere. Usteria Electivire. Vai, Miss Magius. Tra l'altro, ragazzi, sono di livelli relativamente bassi, perché ovviamente questa zona qua poteva essere fatta anche in precedenza. Miss Magius, livello 46... cazzo! Questo qua come... Oddio, questo qua come cazzo faccio a capire di che tipo è? Vi immaginate... Minchia, raga, se è... È ovvio. No, raga, stavo pensando che se fosse di tipo... buio spettro... Cosa succede? Cioè... succede che ho perso, in pratica. Dai, possibile che nessuna... Oh, Gesù, mi sta venendo l'ansia. Mi sta seriamente venendo là. Allora, io nel caso, te Opip, che mosse hai? E figa. Però, allora, perlomeno ha un buon moveset. Concediamoglielo. Non lo so, Axorus, vai tu. Adesso provo a spammargli un po' di mosse a muzzo, sperando di prenderlo. Energisfera, sono di tipo... Ma sì, tranqui. Ventargenteo.
Incrofiamma, madonna che moveset che c'è. Oh, l'ho preso, che culo. Che culo, mi sa che era di tipo, boh, erba, non ne ho idea. Che sculata. Bakaki, grazie amo. Ok, questa qua, raga, questo qua è sempre percorso 1, a quanto ho capito. Però, aspettate. Oddio, sapete, non me lo ricordavo così sto percorso, a essere sincero. Ah, ok, eccolo il gate. Gate, figa, che termini. Typlosion livello 32, magari, volevo, e invece no, è ancora percorso 1 sto coso. Mettiamo davanti Latios, sì, dai, così si allena un pochino, che al 45 è sempre stato il migliore della squadra, raga. Allora, dai, affrontiamo anche quest'altro ranger e poi si va spediti. Lui è Scizor, oddio, c'hanno dei Pokémon buoni per ora. E ti faccio un tifone cattivo. Ottimo, grande Latios, sempre in fo... Latios, mannaggia te, fai schifo. Allora, sveglia, ma svegliati in tutti i sensi. Adesso ti faccio Dragobolide e non devi missare. Ok. E Usteria, non gli ho fatto assolutamente... Che nervoso, mamma mia. Ritira, mando, non lo so, chi mando? Carracos, ti faccio del male fisico. Megapugno, tanto sono di tipo roccia, è stato bello conoscerti. Legni, corno e muo... No, minchia che nervoso quando fanno così, Dio mio. Sto qua si mette a spammarlo per tutta la battaglia, io me lo sento. Mega pugno di ti prego non usarlo, non usarlo, non usarlo. Ok, mandalo giù. Non ci credo, vita 1, ma cavolo. Ok, perfetto, è scemo. Oh, Dio mio. Che cosa assurda, l'Iron. Vabbè, dai, lasciamo Carracosta, tanto non dovrebbero esserci problemi. Veleno denti. No, mulinello efficace per 4, oddio. Oddio, cioè, raga, se mulinello mi ha fatto sta cosa qua, un pistola qua mi shottava, sicuro. Allora, a sto punto mandiamo un misma... Cristo, no! Aiuto. Aiuto, 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 aiuto. Legnicorno, ma ricaricati per bene. Merda. No, non ci credo. Ma m'ha inculato. M'ha inculato tantissimo questo. Allora, iperpozione. Mulinello, non crittare, ok. Ok, calma. Mulinello, reggi, reggi, reggi. No, no, ho crittato. No, non ci credo, muore per il mulinello. Muore per il mulinello. Sì, sì, sì. Non ci credo! Che culo! Oddio, no! Mamma mia, se fosse morto Carracosta, raga, non so cosa, come avrei reagito. Che culo abnorme! Mamma mia! Allora, polvo cura su Latios. Non ci voglio credere. Krogan che oddio, Krogan e Chikorita. E poi dicono che sono i nuovi Pokémon che non si possono pronunciare. PP Max, madonna raga, che infarto. Ero già convinto allora, perché ero convintissimo che stesse morendo. Poi dopo ho pensato, questo è il suo ultimo Pokémon, magari non mi infligge il danno. Che culo. Ah, già è vero che questo qua era dove... Percorso 17? Oh, percorso 17, raga. Questo vuol dire subito nuova cattura qua nell'acqua tattico. Oddio, è vero, ci sono le correnti, che palle. Guarda, questo qua dal verso. No, mi sa che è una merda. Non ci... all'11, così scarso, serio? Però Mudkip, raga, si può evolvere, tanta roba. Tantissima roba. Allora, Ultra Ball. Ovviamente non lo indebolisco perché altrimenti lo devasto. Ah, e tra l'altro mi avete detto che gli starter in questi giochi qua hanno un catch rate altissimo per evitare l'utilizzo di cheat, ecco perché sono difficili da prendere. Cioè, nonostante Blaziken l'abbiamo preso abbastanza facilmente, sto coso qua non si riesce, mannaggia loro. Rullo duro, ma non mi toglie neanche i PS ancora un attimo. Ultra Ball, dai, non puoi non rimanerci. E vabbè. Dai, ti prego, non posso indebolirti, lo sai meglio di me. Lo sai meglio di me, mannaggia... Ti stacco quelle guance a punta che ti ritrovi, maledetto, che ti faccio, le appendo sull'albero di Natale del prossimo anno. Mega Ball, dai. Uno, no, niente, manco quello. Dai che non posso far durare sta parte 86 decadi. Finisco sta parte che sono tornato da Liverpool.
Oh Gesù, ma non è possibile che non riesco neanche a fargli fare due giri a sta Ultra Ball. Ok che hanno un buon catch rate, ma figo. Raga, tra un attimo balzo la cattura perché non è possibile. Tu. E no, tu lo ammazzi di botte, gli fai... A meno che non hai un attacco speciale così scarso. E no, figa, ancora un attimo la tua statistica migliore, maledetto bastardo. No, stavo pensando, ma io ho tutti i Pokémon con mosse offensive, cioè non ho neanche mosse di stato. Qualcosa che possa paralizzare. Sapete cosa posso fare? Vediamo se ho l'intuizione giusta. Mando Electabuzz e aspetto che lo affligga statico. Vediamo se ci ho preso. Se ce la faccio così mi sento forte. Nel frattempo ti sparo una timer ball, che sono passati 3 giorni da quando t'ho trovato. Dai, dai, fai calcio salto, maledetto infame. Fallo adesso, adesso non lo fa più. Volevi, c'hai caga adesso. Dai, Ultra Ball. Sanguisuga. Sì, cazzo. Best Pokémon Master EU. Dai, adesso che è paralizzato però... Dai, adesso che è paralizzato lo devi prendere, ti scongiuro. Curable, così. Uno? No, niente. Raga, c'è un catch rate assurdo, cioè... Ok che lo hanno alto, ho capito, ma non così tanto. Sì, la Master Ball ovviamente non la uso neanche per sbaglio, raga, su Mudkip. Sì, 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 sì! Sì! Spettro Coleottero! È lo Shedinja di prima! Oddio! Ok, dopo... No! L'ha trasferito nel cimitero. Ok, mi devo ricordare di non fare certe cose. A te ti evito. Perché, raga, non mi metto a batterli tutti. Se no, non ce la faccio più. Li tengo anche un po' per l'allenamento fuori parte. Coleomorso, perfetto. Troppi riferimenti ai coleotteri in sta parte. Ok, raga, abbiamo preso pure Mudkip. Sono felicissimo, davvero. E adesso io attiverei un repellente. Perché dovrei averne uno solo di repellente. Sono abbastanza convinto di avere un repellente normale, che ho trovato due repellenti normali addirittura. Ottimo. Allora, dai, sta qua la affronto per pietà. Vieni qua, bella nuotatrice. Riscaldati con me che l'acqua è fredda. Ha parlato di Alomomola, non l'avrai mai. Alomomola, Magby, si trovava al percorso di prima. Si vede che ti sei fatta la traversata. Lancia fiamme! E... però regge. Con Kilama non mi fa niente, sono di tipo drago, mi diminuisce le difese. Allora io sai cosa... No, eh. Ok, perfetto, no. No, perché sai, magari... Latios, ascoltami. Oh. Dio mio, quanto mi fa innervosire sto maledetto ogni tanto. Dai, velocizza, velocizza, velocizza. Bravo così. Ottimo. Allora, adesso che cazzo faccio? Non ne ho idea. Boh, io vado di qua, raga. Sperando che... Quello lì come faccio a raggiungerlo? Ok, fermi. Allora, lì c'è uno strumento, lo andiamo a prendere. Uno strumento che sta affogando, tra l'altro. Oh, splendisfera! Serio, questa qua era quella per Palkia? Sì, era quella per Palkia, raga. Da dare a Palkia potenzia le mosse di tipo drago e acqua. Penso che funzioni solo su Palkia. Se no, altrimenti la do a qualche mio Pokémon. Forse ora posso andare qui per... Oh, perfetto, ci sono arrivato con relativa calma. Oh, quello strumento lì come faccio a raggiungerlo? Che io debba fare il giro? Meglio che finito l'effetto del repellente, ragazzi, perché tra un attimo ci sarà la prossima cattura. Allora, sfidiamo il panzone di turno. Ciao, è bello guardare dall'alto io che sclero sulle correnti, vero? Kabuto, perfetto, tu sei andato a scavare in miniera e hai trovato sto coso, evidentemente. Cioè, palese, tifone. Oh, perfetto, dopo 6 volte che hai missato tifone, finalmente riesci a colpirlo, non lo butti neanche giù, lo confondi, lui si colpisce da solo e si suicida, ancora un attimo. E forza lo castiga. Ottimo, la forza ti castiga. Croconaw tipo normale, me lo ricordo, ciao, è stato bello. Croconaw H Clink. Che tristezza, raga. Io ricordo il momento in cui ho visto la sua evoluzione. Draddigon. Non siamo ancora sul percorso 18. No, perché non c'è arrivata la notifica là in alto. Notifica. Sentilo sto creepy stories. No, figa, invece eravamo sul percorso 18. Quando siamo stati sul percorso 18? Ehi, vabbè, raga, la rifaccio, dai. Sentite, non lo sapevo. Perdonatemi. Già nello scorso episodio un Draddigon poi mi aveva fatto teletrasporto. Amen, io la rifaccio. Non me ne vogliate. E forse ci va bene! Oddio, Raikou, stai scherzando. Allora, a parte il fatto che non lo catturerò mai e ci sta. E ci sta tantissimo perché non posso neanche indebolirlo. E va bene, forse non mi è andata poi troppo bene.
Vediamo se ho qualche Pokémon con... Ok, ho lui con Vuotonda. No, non lui con Vuotonda, lui con Vuotonda se non sbaglio. Quindi, cioè, è l'unica possibilità che abbiamo di catturarlo è fare Vuotonda, secondo me. Allora, Vuotonda. Ok, Incrotuono, oddio. Questo è pazzo. Mi ricordo che anche il nostro Zapdos aveva Incrotuono. Raga, ok, l'abbiamo quasi ucciso. Adesso, raga, provo con un po' di Ultra Ball. Poi se vedo che non funge, evito, perché altrimenti non ce la faremo mai. Ma non ce la farò mai a prenderlo. Non posso prenderlo. Cioè, a meno che non mi va di culo come con Zapdos e anche con Latios. Però, raga, sto qua c'è un bel catch rate, secondo me. Non lo prendiamo mai. Non fa neanche un giro, capite? Potrei usare la Mega Ball, la Master Ball. Perché, tra l'altro, mi sembra che abbia anche un buon moveset. Questo mi fa pensare che morso e non ha un moveset pessimo, raga. Potrebbe essere il membro. Gemmoforza, boh raga. Io mi gioco la Master Ball. Io mi gioco la Master Ball. Sì. Sì, ha un buon moveset sto Pokémon, raga. Ha un buon moveset, io me lo sento. Adesso è un gioco d'azzardo, raga. Vediamo che tipo ha. Stai scherzando? Elettro? Elettro? Solo? Non sei randomizzato? Really? Ok. Allora, premettendo che il tipo elettro non è male. Ovviamente sarebbe stato meglio randomizzato perché dà un tocco di brio in più al gioco. Però tipo elettro comunque non è male. Ha una sola debolezza ed è la terra. Allora, affrontiamo anche questa qua, raga. Vediamo un po' cos'hai. Tra l'altro, vediamo se in quella casa lì, Lord Ilix intanto. Forse in quella casa lì, ragazzi, c'è un PC. Non vorrei sparare una cagata, ma potrebbe essere. Intanto Lord Ilix ha fatto una fine disonorevole per un Pokémon del suo rango. Entriamo qua dentro e no. Però forse... Ah no, tu mi dai l'uovo di Larvesta. No, non lo voglio perché non ho i posti in squadra. Lol. Figliolo, mi sa che non ci sono i Crassol qua in zona. Mi dispiace davvero tanto dirtelo, ma dubito che ci siano. Comunque, ragazzi, no, non c'era il PC. Ho sparato una boiata. Io ho forza, sì. E niente, boh. Adesso appena finiremo sta parte, ragazzi, andrò a controllare Dradrigon intanto, sto maledetto. Ma avete detto tra l'altro, raga, di rifare la cattura se mi usa in teletrasporto. Ma Toxic Sfera è la terza che trovo, vabbè. No, mi avete detto di rifare le catture, però io, raga, no, preferisco di no perché comunque sono le regole. Adesso qua l'ho rifatta perché non mi ero veramente accorto che fosse il percorso, giuro. Vabbè, allora attiviamo il repellente, l'ultimo che abbiamo. Devo fare scorte. E boh, esploriamo un po' sta zona. Esploriamola un po'. Qua dovrebbe esserci uno strumento che... Ah, vero. Non mi ero ricordato che si trovava cascata qua. Ottimo, bene, l'effetto del repellente è già finito. Breve ma intenso. No, non c'erano strumenti nascosti in ste rocce. No, evidentemente no. Allora, spostiamo sto masso. Dovremmo giungere... qua, perfetto. Allora, affrontiamolo per forza. E poi prendiamo quello strumento. Raga, io sapete che sono ancora alla ricerca dell'elettritore. Tra l'altro qualcuno mi ha detto su Telegram, cioè ho letto da qualche parte su Telegram nel nostro gruppo, che qualcuno l'ha ottenuto nella sua Crazy Lock. Io rosico come un deficiente perché la gente li ottiene a caso magari 2, 3, 4 e poi ci sono io che povero deficiente che vabbè, adesso vedi che è questo. Roccia calda, evviva, sono felice di aver trovato una roccia calda, potrò riscaldarmi in estate con 37.000 gradi, che bello. Allora, no, qua non c'è nulla di particolare. Lì c'è un cespuglio d'erba che si muove. Qua abbiamo un altro coso. Quella collinetta sarà teatro della nostra lore. Quella collinetta ci sei già su. Non è quella, è questa collinetta. E vabbè, Carracosta, vai al tuo momento. Sali al 46. Codacciaio, volevi, ole. Legnicorno, brutto colpo. Grande Carracosta, nel momento del non bisogno lui c'è sempre. Sicuramente contro Super 4 lì fallisce. Sono sicuro al 100%. Ve lo ricordate? Io sì. Carracosta, via.
Questo è il criminale che ci ha ucciso Zapdos. Guardalo come voleva. Stronzo. Geoforza, qua mi moriva Carracosta se non l'avessi tolto. Inibitore, c'hai la mamma bigola, ti giuro. Lanciafiamme, muori. Oh, almeno l'ho bruciato. Brutto colpo, ti odio fino alla fine. Forza. Dai, andrai giù prima o poi, su. Lanciafiamme, via. Oh, Dio mio. Allora, intanto Carracosta livello 46, bello. Braviary. Oddio, sapete che mi sa che ho finito pure i rimedi? Eh sì, e allora mi conviene sostituirlo con... No, non mi smagius! Volevo mandare Electabuzz! Forza segreta. Ok, calma. Surf. Perfetto. Me la sono un po' rischiata qua. Ok, raga, no, non mi fido a tenere davanti Latios, perché è a vita bassa e... Tra l'altro, forse in quella casa lì, la tizia con cui non ho parlato mi curava. Ora che ci penso, poteva essere una cosa interessante, sapete... Qua dove cazzo sono? Ok. Non so assolutamente dove io mi trovi. Oddio, adesso senza repellenti sarà un suicidio. Grazie per il regalo, babbo. Perché, sapete, è Babbo Natale, quindi babbo. Faccio ridere, ma tanto. Pignite, oddio, livello 6. Sto qua si evolve nel 94. Oddio. Aspettate, ma... Mi stai dicendo che... No, non sono tornato all'inizio, ma va... Questa qua è un'altra zona. Quanti sono? Quanti sono? Ma sono troppi. E sono ovunque soprattutto. Io volevo solo andare in giro a prendere. Stai scherzando? Cioè, ogni passo? Dai, magari sulla spiaggia non me li fanno trovare. Grazie, che gentili. Ok, io però comunque... Non so, allora, forse devo andare in ste correnti qua per muovermi. Proviamo ad andare qua. Totalmente a caso. No, no, dove mi sta portando? Dove... Dove mi ha portato? Ah! È vero! C'è il laboratorio dove si può ottenere Genesect tramite evento qua. E niente, figata. Cioè... Sei uno stronzo. Davvero, non sto scherzando. E hai Swadloon, questo Pokémon qua, raga, è uno dei Pokémon che odio più di tutti. Perché è stato il mio primo Pokémon Shiny. Solo che già mi faceva schifo ai tempi. Poi quando non trovi uno Shiny in 10 anni di giochi Pokémon e trovi sto coso Shiny, capisci che si fa odiare ancora di più. Ciao, è stato un piacere. Dai, dammi sto strumento, gentilmente. Aeroattacco, che sarebbe anche una mossa figa. Sapete, se non fosse che si deve ricaricare prima di usarla. Raga, sapete che... No, non ditemi che questa qua era un'altra zona. No, ma va, dai. Non ci credo! Ho perso un'altra... No, ok, questa qua non la rifaccio. È ingiusto. È ingiusto. In compenso qua abbiamo... La fascia blu. Raga, ok, sono stupido nel cervello. Perdonatemi. Perdonatemi davvero... Solo che adesso io vorrei andare a prendere gli strumenti che stavano in giro di là. Vaffanculo. E non i selvatici, vi prego, basta. No, poi al 14, foste forti, vi butterei giù per allenarmi. Fate cagare. Ecco. Come se non bastasse Electros. Questo ha l'abilità levitazione. Questo qua è un altro Pokémon che è l'unico Pokémon, credo, tuttora che non ha debolezze. Wow, interessante. Ora, andando di qua, tecnicamente io potrei... No. Potrei stare zitto. Vabbè raga, penso che li prenderò fuori parte. Se li prenderò, direi che siamo già a 24 minuti, possiamo stoppare. Tanto raga, le nostre catture le abbiamo fatte, quindi direi che non ci sono problemi. Poi al massimo io vado a esplorare un po' quella zona lì. Tanto avete visto che il livello dei Pokémon è quello che è. Signori, allora voliamo e... Non questo. Voliamo verso, a sto punto, Boreduopoli. E vediamo che Pokémon prendere in sostanza. Così vi annuncio subito la mia scelta prima della Lega. Cioè prima della Via Vittoria, perdonatemi. E allora mi devo informare su come si evolve Opip. Quindi potrei anche pensare di prendere lui. Allora Omadkip, oh, tra l'altro aspettate. Ok, vediamo un po'. Allora, più che altro vorrei vedere le statistiche di Raikou. Più
Più che altro, eh. Tra l'altro mi dovrò fare una seduta intensiva di allenamento, ora che ci penso. Ok, e poi abbiamo Opip. Allora, sapete cos'è il problema di Mudkip? Che sarà un casino allenarlo. Io non so se ho il tempo necessario. Effettivamente, perché altrimenti non riesco a portare gli episodi. Comunque, allora, direi che per la Lega la scelta ricadrà uno o due. Mudkip lo lasciamo come possibile riserva per un futuro avvenire. E non è male. Non è male. È potenzialmente un buon Pokémon. Lui pure. Guardate che statistiche buone, a parte l'attacco speciale che ha, per essere un livello 28, vi ricordo. Cioè, è lo stesso livello di Opip. Raga, sceglierò uno fra Raikou e Opip a seconda di come si svilupperà l'allenamento. Ve lo prometto. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale, però finire il video davanti al box fa cagare. E niente, mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che questa volta, come le altre del resto, è fondamentale, e passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!